Quando ho capito che erano tutti morti, anch'io ero già crepato. Ciò che non afferrai mi vola sopra la testa. Spazzo l'ultimo sole che ho addosso come una cipria. Non ho domande, questioni, voilà. Accuratamente esaminai lo scartafaccio, tutti questi fogli che fecero della mia vita un contorto assurdo rigo di vanità e menzogne, storie indecifrabili, paroline, parolette, oplà. Le metto in fila ora colorati birilli di una storia banale e fasulla, tiro la palla e giù. 20 anni più vecchio, forse sono morto, grassamente inebetito, spio negli specchi dei bars il volto che si sfà, m'annuso le dita, chissà che male covo. Il pus colava dal naso di mio padre, morto, alcolizzato, non so più in quale ospedale. Avevo 18 anni allora, sbrodavo in tutti i buchi. Ora dici che il sole s'oscura, in alto, vola, chissà che. L'universo è fatto d'8 lettere, Dio di 3. Appena mi riconosco, l'altro dov'è? Già sbavo biografie, ecco l'età del piagnisteo, fiacche corse, dietro le parole, Dio come mi pento, dei peccati non commessi. Ehi! Hai messo su buzzetta, ti puzzano i denti, vai a farti baciare da qualche altro. Alla fine questo ridicolo corpo fu posato sopra una barella, un male qualsiasi, e giù. Boccheggio e guardo il cielo, ah, l'anima che vola verso un dio cretino. A quest'età è complicato tenere il volto insieme, tende a sfarsi. Quando parlo, dopo queste notti bianche, non guardarti nello specchio del pesapersone. Loro hanno mattini che una dubbia morte rinvia solo per gioco. Da questo punto osservai attentamente, il secolo creperà con loro, la terra dimenticherà presto l'uomo e le sue opere. Questo prof dimesso dall'insegnamento, dal sindacato, dal partito, dalla famiglia, spedì lettere e dimissioni a Dio Padre irrevocabili. Fu visitato, dissero non è pazzo, strano, è sano, tutti dimessi verso il traguardo, la pensione, la liquidazione. Ci sta questo prof parcheggiato, si gratta un eczema che gli ricama il volto dal naso in giù. I brani che vi ho letto sono tratti da Notizie dalla Necropoli di Attilio Lolini, uscito in PDF per la collana Arianna, I libri ritrovati, una collana di poesia a cura di Carlo Bordini, Giuseppe Garrera e Sebastiano Triulzi, edita da Diacritica Edizioni nel 2020. I curatori della collana scrivono in una nota: con questa pubblicazione si inaugura la collana Arianna, I libri ritrovati, con cui si vuole offrire la possibilità di leggere libri significativi di poesia che sono di difficile reperibilità oppure che non sono più ristampati. Nel particolare di questo libro, Notizie dalla Necropoli, nella nota si legge che è stato un ciclostilato che è uscito nel 1976 per le edizioni Salvo Imprevisti, come un quaderno, il numero 4 di una rivista fiorentina fondata da Mariella Bettarini nel 1973 e qui ripubblicato appunto da Diacritica Edizioni nei libri ritrovati, dove viene anche riportata la nota di Pasolini dell'edizione appunto del ciclostile. Il nostro è dunque un poeta borghese, scrive Pasolini, colto, di una buona cultura, tuttavia ha nausea della cultura e quanto alla poesia la disprezza. Essa è strumentum regni e segno primo di ogni integrazione e tradimento, buffonata. Lui stesso si pone come oggetto di un'autocritica spietata e globale, in quanto appunto buffone e demente, autore di versi. In questi ultimi anni, malgrado la recente e improvvisa e totale tacitazione, si sono letti e sentiti fiumi di parole in proposito. Lolini è proprio l'ultimo. Forse la contestazione ricomincerà, ma per ora intorno a Lolini c'è il più profondo silenzio. Questo scriveva Pierpaolo Pasolini nel 1976 a proposito di Attilio Lolini. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixto.